Dal palco di Inbound Strategies ai microfoni di Inside Marketing, Gaetano Romeo. Gaetano, parlando di link building strategy, come si stabilisce la quantità e la qualità dei link che puntano al proprio sito? Prima di tutto ciao Angela e ciao ai vostri spettatori. Ma è una domanda, la classica domanda da 100 milioni di dollari, nel senso che ci sono diverse varianti per poter fare una strategia. Quello che io ritengo fondamentale per fare una vera strategia di link building, che sia una strategia vincente, sia quello di fare un audit dei link. Quindi ogni volta che avete un progetto nuovo, la prima cosa che dovete fare è conoscere la storia dei link del sito in questione. E quindi tramite tool a disposizione, io vi posso suggerire, per esempio io lavoro col tool Majestic, potete scaricare tutti i link, classificarli e quindi vedere lo storico. Partendo dallo storico poi potete creare una strategia ad hoc, per esempio in maniera tale di evitare di rimandare un link verso il sito che già magari aveva ottenuto in passato. Facendo così riesci ad ottimizzare i link, a ottimizzare il tempo e soprattutto ottimizzare il budget. Per quanto riguarda la quantità, dipende sempre tutto dal punto di partenza. La quantità non deve essere un sinonimo di qualcosa di fondamentale. Quello che è importante è la qualità e soprattutto nel creare una campagna di link building, quello che è fondamentale è non creare dei pattern, quindi non fare sempre 8 link al mese, 8 link al mese, 8 link al mese, ma variare un mese 4, un mese 7, un mese 12, in maniera tale da non creare schemi appunto di pattern, da non far venire il dubbio in Google e di conseguenza di non far penalizzare il sito in questione. Rilevanza e autorevolezza sono due aspetti fondamentali della SEO. Come si determinano? Ma anche qui è una domanda che ti potrebbero dare altri colleghi autorevoli di risposte diverse. Per quanto riguarda, io mi concentrerei più sull'autorevolezza. La rilevanza sì, ha un'importanza, perché comunque è importante dove vai a posizionare un determinato link, ma il trust, quindi il concetto di autorevolezza, è fondamentale e soprattutto è fondamentale collegare l'autorevolezza alla nicchia di pertinenza. Quindi tanto un link ricevuto da un sito autorevole può essere importante, ma più importante lo è sicuramente se riceviamo un link dalla stessa nicchia di provenienza del nostro cliente. Grazie.